Io oggi andrò a fare un risotto con funghi secchi misti. Allora, come vedete io qua, questi già li ho messi a disidratare in acqua tiepida per 15 minuti. Eccoli qua. Questi sono tutti funghi misti, champignon, pleurus e c'è un altro tipo che non mi ricordo. Poi l'acqua non l'ho buttata, la sono andata a filtrare e la andrò aggiungere dopo. Qui io già ho preparato due salsicce spriciolate con un quarto di cipolla di Tropea tagliata finemente. Poi occorre del prezzemolo, questo è congelato perché io mi faccio sempre la scorta, me lo congelo sempre. Poi occorre il sale e l'olio. Quella la andrò a mettere qua, mentre sul fornello ho già messo a fare un brodo con due dadi di funghi, ho abbinato lo stesso gusto di funghi, ho acceso il gas poco fa e aspettiamo che prenda il bollore. Allora intanto prepariamo qui la preparazione dei funghi. Vado a mettere l'olio, non ne metto molto perché la salsiccia la metterò fuori anche essa di grasso. Poi io metto tutto insieme, così si cuoce bene bene, si cuociono anche i funghi. Sale lo vado a mettere dopo perché ci sono i funghi. Andiamo ai fornelli, porto il prezzemolo e porto tutto l'occorrente. Ok, sta chiamando. C'è una chiamata sotto, scusate, l'ho tolta. Allora, andiamo qui ai fornelli. Ecco qua, io già ho messo a fare un brodino, come ho detto, con due dadi di funghi, con gusto funghi. E qua io vado a accendere sotto la padella. Io metto anche un po' di pepe. Non molto, poco. Prendo anche mezzo bicchiere di vino da trasformare con il vino. Eccomi qua, ho preso mezzo bicchiere di vino bianco. Ora facciamo rosolare bene i funghi con la salsiccia. Acceso il gas. Si è spento, convinta di averlo acceso, ma ce l'ho spento. E qui facciamo rosolare. Io ho già preparato 200 grammi di riso, eccolo qua. Iniziando a soffriggere.
sostituendo per bene. E tra poco andiamo ad aggiungere il vino. Lo lasciamo senza coperchio e fiamma alta per far evaporare tutto l'alcol. L'acqua evaporata, io aggiungo un po' di sale. Metto il prezzemolo. E aggiungo come l'acqua. In modo che si cuociano bene i funghi, perché c'è qualche fungo che è un po' più duro rispetto agli altri. E allora un pochettino d'acqua aiuta la cottura. Qui il brodo già bolle, io ho cambiato il fornello, l'ho messo a questo più piccolo, in modo che bolle piano e non si consuma il brodo. Torniamo di qua. Ora mettiamo il coperchio e facciamo cuocere i funghi e le due salsicce. Passiamo la fiamma al minimo in modo che cuociano bene i funghi. Allora vediamo un po' se si è asciugata l'acqua che ho messo all'inizio. Sì. E ora vado ad aggiungere un po' di acqua dei funghi, quello che ho filtrato. Rialzo la fiamma, faccio riprendere il bollore. Questi funghi ci vanno molta cottura perché rimangono molto duri. Allora, se non si allunga con l'acqua non si cuociono. Lo lasciamo così. I funghi stanno cuocendo bene bene, ecco qua, e l'acqua si sta mano a mano ritirando a fuoco bassissimo. Devono essere proprio bene bene cotti i funghi. Poi li andrò a tirare su, li metterò da parte in un piatto e poi qui andrò a tostare il riso. Lasciamo finire la cottura. Allora, io qua
tolgo tutto questo condimento, lo metto in una scatella. E qui vado a tostare il riso. Eccolo qua, dopo lo andrò ad aggiungere al riso. Ora io qua metterò un'oscina di burro. Facciamo ben sciogliere. La fiamma, come si scioglie prima. Andrò a calare il riso. Lo farò un po' tostare e poi inizierò a mangiare il brodo. Calo il riso e si fa tostare. Ecco, inizia a diventare perlato. Quando il colore è perlato e trasparente, allora si può iniziare a lavorare con il brodo. Allora, io intanto finisco di mettere questo brodo, l'acqua di fuori sarebbe. Facciamo ritirare, poi si continua con il brodo ai funghi, quello che io metto a fare. Qui abbassiamo, ora bolle e facciamo ritirare il primo brodo. Si è ritirato il primo brodo, si continua. Mettiamo altri due mestoli di brodo. Lasciando così senza coperchio, mettiamo il coperchio al brodo, lasciandolo sempre a fiamma accesa, ma a fiamma bassissima, in modo che non perde il calore e il bollore.
Ecco, vedete come si sta asciugando. È quasi ora di aggiungere il suo brodo. Ancora non è cotto, perché ci vorranno 20 minuti, anche mezz'ora di cottura in questo riso. Sentiamo il chicco. E no, ancora no. Ancora duro. Andiamo a allungare ancora. E profumo che ci ha messo un profumino di funghi. Tutti i profumi di vari funghi si sentono. Mettiamo il coperchio qui al brodo e lasciamo piano piano che si asciughi quest'altro brodo che ho messo. Anzi, a questo punto aggiungo anche i funghi che ti mi fa male il braccio, scusate, posso stare pesi. Ecco qua. Così il riso si insaporisce bene bene anche con il condimento. Poi dopo una bella spolveratina di parmigiano, lo metto pure perché già l'ho messo nella padella per tostare il riso, non aggiungo altri grassi. Lasciamo piano piano asciugare. Allungo ancora, adesso che ho messo lo che stiamo quasi alla cottura. Ecco qua. E questo dovrebbe essere l'ultimo mestolo. Diciamo che è quasi cotto. Lasciamo asciugare ben bene. Guardate amiche come si sta asciugando bene bene, sta venendo proprio un bel risotto, non il riso col brodo, proprio molto molto bene. Ci siamo alla cottura, pronto da impiattare. Allora, questo è impiattato, pronto, vado a metterci un po' di parmigiano sopra. Ecco qua. Guardate un po', che meraviglia. È gustosissimo. Ora assaggio un pochino e faccio vedere. E vi dico come è uscito questo riso,
Buono, è perfetto. Buono, buono. Eccolo qua. Omega anche oggi, per tutto. Un saluto con questo piatto. Fatelo, buonissimo. Ciao a tutti, buon pranzo da Anna, cucina. Ciao.